l'esperienza di un viaggio collettivo attraverso le note della musica di Aldo Dangiò. E questa in sintesi la definizione più calzante per piano solo, il concerto di Aldo Dangiò, pianista e compositore di origini valdianesi, la cui prima data nel Vallo di Diano è in programma sabato 29 agosto alle ore 21:30 presso l'Auditorium Comunale di Casalbuono. Il progetto di Piano Solo è partito nella primavera scorsa con una serie di concerti che a Roma hanno riscontrato un grande successo di pubblico e di critica. Ora per l'artista valdianese è il momento di proporre questo originale percorso artistico e musicale anche nel suo Vallo di Diano, tenendo in un certo senso a battesimo la nuovissima e moderna struttura dell'Auditorium Comunale Casalbuonese Massimo Troisi. Come nasce questa tua passione per la musica e come l'hai sviluppata? Nasce da una tastiera avuta in regalo a 7 anni, lì ho iniziato a capire che dentro il suono c'era qualcosa di me, di importante, e ho iniziato una ricerca in realtà di me stesso nel suono, e mi sono messo in ascolto di me stesso, e questo processo è andato avanti per più di 40 anni, insomma. E adesso sono qui con questo mio suono, questo piccolo mio suono che però inizio a sentire come mio, qualcosa che mi appartiene, ed ecco perché ho questa grossa voglia di far sentire anche agli altri il risultato di questa ricerca, insomma. Sono dei temi musicali presi dalla musica pop, dalla musica jazz, dai colonne sonore, sono dei temi molto conosciuti. Io li utilizzo, parto da questi temi con molto rispetto e poi, dopo averli esposti, elaboro in maniera improvvisata, quindi è un approccio sostanzialmente jazzistico, anche se non è jazz in senso ortodosso. I concerti di Aldo hanno un potere evocativo, possiamo dire. Nel momento in cui si è lì, dopo pochi minuti, ognuno di noi va in un posto bello del proprio passato, del proprio presente. Le emozioni sono forti, la cosa particolarissima è che accade a tutti, anche al più scettico, anche quello che, come scrivevo in un racconto che ho regalato ad Aldo, anche a quello che è stato trascinato dalla moglie, diciamo così, che non conosceva. Quindi dopo un po' tutti quanti cominciano a volare, diciamo, e tutti escono da lì un po' con gli occhi lucidi, quindi è un dono che Aldo ha e che fa a noi e che lascia a noi con la sua musica.